Bentrovati in questo video. Oggi voglio mostrarvi l'esercizio dell'hip thrust menzionando quelle che sono le sue caratteristiche principali e a cosa serve. Innanzitutto cominciamo con il dire che questo esercizio massimizza l'attivazione del gluteo, migliora la loro estetica, aumenta la loro forza e aumenta la produzione di forza e potenza sul piano orizzontale. Inoltre aiuta a prevenire possibili infortuni e ha un ottimo transfer su squat e stacchi da terra. Sedendoci a terra, teniamo le gambe tese, appoggiamo la schiena contro uno schienale fermo e bloccato, posizioniamo il bilanciere sopra le gambe all'altezza dell'anca, andiamo ad imprimere forza con i piedi, tenendoli a larghezza delle spalle, estendiamo il bacino, portandolo verso l'alto, fino ad arrivare a rimettere il bacino in linea con il ginocchio e le spalle. Lo sforzo principale deve essere generato dai glutei. Nella posizione finale, la tibia dovrebbe essere perpendicolare al suolo ed il ginocchio flesso a 90 gradi. È necessario controllare il movimento con la forza dei glutei durante l'intera alzata, sia nella fase eccentrica sia nella fase concentrica. Il collo e la testa devono rimanere in linea con la colonna vertebrale. È molto importante che la schiena non si muova sullo schienale. C'è da dire che questo è un esercizio particolarmente scomodo e lungo da preparare, faticoso, doloroso, specialmente se il carico sul bilanciere prevede molti chilogrammi. Ma per quel che concerne il suo funzionamento, è ottimo per l'allenamento dei glutei. Per familiarizzare con il movimento, una propedeutica può essere quello di non utilizzare inizialmente degli strumenti di allenamento, avvalendosi inizialmente di elastici, manubri, ma è importante arrivare all'utilizzo del bilanciere, poiché rappresenta uno degli strumenti migliori per ottenere un ottimo upgrade sul lungo periodo.